c'era il testo sull'altra lavagna. Ma bisogna stare avanti. Allora, calcolare l'integrale doppio. No, integrale col simbolo. Su t di x per e alla meno x per e elevato aperta tonda y meno x quadro più 1 chiusa tonda dx di y. Dove t è uguale aperta parentesi graffa x y virgola y parentesi appartenente ad R quadro tali che due punti x quadro meno 1 è minore o uguale di y che è minore o uguale di 1 meno il modulo di x. Allora scusa, virgola, non per minore uguale, ah, virgola, virgola, x minore uguale di 0. Calcolare l'integrale di questa forma, di questa funzione. Su t. La prima cosa, ragazzi, t è un dominio normale. Visto in questo modo, non sembrerebbe un dominio normale, perché sappiamo soltanto che x sembra x minore uguale di 0. Il dominio normale come è fatto? X compreso tra a e b, y compreso tra alfa di x e beta di x. Le funzioni alfa e beta di x. Però sembrerebbe che ci sia soltanto b e non ci sia a. In verità a ci sta, è un po' nascosto. D'accordo? Allora, per capire come è fatto questo insieme t, proviamo a disegnarlo. X quadro meno 1, avete traslato la parabola verso il basso, il vertice sta in meno 1. No, meno 1, la si usa. Sì. Andiamo un po' più giù, se ci serve troppo. Ridisegniamo quindi la funzione x quadro meno 1. Quindi questa parabola che fa così. Poi la funzione, il grafico della funzione modulo di x com'è? Una V, no? Una V con il minimo qui. Quindi meno il valore assoluto di x come sarà? Una B con la punta verso l'alto, d'accordo? Però la state traslando di 1 verso l'altro, quindi il vertice che sta qui dove sta è il punto 1, quindi sarà qua. E dove? Ecco, la stessa distanza lì. Questo è 1,
Quindi, e dove interessa in testa in questa situazione? D'accordo? Allora, chi è il vostro insieme, ragazzi? Guarda, y e y si trova tra queste due funzioni. Questa è la funzione 1 meno il modulo di x della funzione beta e x quadro meno 1 della funzione alfa. Quindi tutto avrà senso quando beta deve essere maggiore o uguale di alfa. Quindi deve stare in questa regione. Deve stare in questa regione. Perché qui succede che alfa è più grande di beta. E qui. D'accordo? Deve stare in questa regione. X come deve essere? X minore o uguale di 0. Quindi deve stare in questa regione e in più x è minore o uguale di 0. Quindi x deve stare su questo segno. Su questo segmento, quindi la regione che vi interessa. Questo è il vostro dominio. Trovate? Perché la y deve essere compresa tra questa è la funzione x quadro meno 1, questa y sono uguale 1 meno il modulo. Questa è la vostra funzione beta e questa è la vostra funzione alfa. Quindi, sulla x avete una limitazione al basso. X deve essere maggiore o uguale di? No, dal basso. Dal basso. X è minore o uguale di 0. Ma deve essere maggiore o uguale di? Meno 1. D'accordo? X quindi vale tra 0 e meno 1. E y vale tra? Tra 1 meno il valore assoluto di x e x quadro. Quindi questo effettivamente è un dominio normale rispetto all'asse x. D'accordo? Quindi questo possiamo riscriverlo. Riscriviamolo, scusa. Ma sotto questo qua. Copia tutto. Chiaro che D è un dominio normale rispetto all'asse X. Allora, come si calcola questa integrale? Applicando le formule di riduzione rispetto all'asse X. Sarà uguale, quindi. L'integrale, l'integrale riguarda la formula di riduzione rispetto all'asse X, l'integrale tra A e B, questa integrale tra meno 1 e 0. Aperta tonda. L'integrale tra alfa e beta, alfa di x e beta di x, quindi tra x quadro meno 1 e meno 1 meno il modulo x. 1 meno il modulo x della funzione x è alla meno x è aperta tonda. Ups. La più una ragazza. In de de y chiusa parentesi la parentesi degli x. E ragazzi, cosa state facendo qui? State fissando la x in questo integrale. La x è fissata e state integrando rispetto alla variabile di y. Allora ragazzi, x è fissata, è una costante, lo devi portare fuori dall'integrale, e alla meno x lo devi portare fuori
dall'integrale. È elevato a y meno x quadro, che non voglio descrivere. Com'è elevato a y? È elevato a meno x quadro più 1. È elevato a meno x quadro più 1, devo portarlo fuori dall'integrale. D'accordo? Perché stai integrando y. Aspetta. Quindi questo è uguale. Allora, ragazzi, continuiamo. L'integrale tra meno 1 e 0. Aperta tu. Aperta tu. Allora, c'è x. Poi ci sta elevato meno x. Ora, cosa ci sta? Ci sta elevato a meno x. Per elevato a meno x quadro più 1, quindi viene elevato a meno x più meno x quadro, scusa, meno x quadro più 1. Qua aperta l'integrale. Ci rimane solo che è la y. È la y. Però sempre deve mettere in testa in correzione. X quadro meno 1. 1. De y. Chiusa parentesi. De x. D'accordo? Allora ragazzi, iniziamo a integrare. Questa funzione va integrata. Mi integra questa funzione. Che la prima di io di alla y? Y. Quindi questo qua. E la x quadro. L'integrale tra meno 1 e 0 di x. X. Poi lasciamo la cosa. X. Bene, ma meno x. E alla y, no? Questo deve essere calcolato, teoci le parentesi quadre, diciamo della y, no? Tra x quadro. Tra e qui 1 tra x quadro meno 1. Qua x quadro. X quadro. Meno 1. Guardate ragazzi, questo è uguale, passiamo là, è integrale tra meno 1 e 0 di x per elevato a meno x quadro più 1. Poi questa cosa moltiplica, aperta tonda, viene elevato alla y alla quadro in 1 meno modulo di x. Ah ragazzi, sì, valore assoluto di x, però qual è valore assoluto di x? X com'era? X sta tra meno 1 e 0. Quindi valore assoluto di x è? Valore assoluto di x è? X è compreso tra meno 1 e 0. Quindi valore assoluto di x è? Meno x. D'accordo? Quindi qua valore assoluto di x lo sta sostituire meno x, quindi viene 1 più x è elevato da 1 più x. 1 più x meno è elevato, no, meno è elevato a x quadro meno 1. Questa parentesi in de x. Ragazzi, è chiaro questo fatto? X sta tra, vale tra meno 1 e 0, è negativo, quindi il valore assoluto di x è meno x, quindi qua mettete 1 meno meno x viene 1 più x. D'accordo? Sì. Non c'è a fare per conto. Questo è uguale. L'integrale tra meno 1 e 0 viene x. Poi ragazzi, questo qua viene meno x quadro più 1 più 1 più x, quindi meno x e meno e più x se ne va, no? 1 e 1 fa 2, quindi è 2 elevato a 2 meno x quadro meno x. Cosa ci sta? Più x quadro meno x quadro elevato, più 1 e meno 1 se ne vanno, resta a meno x. Tutto tra parentesi. Che uguale.
Allora ragazzi, che è derivata di 2 meno x quadro? Meno 2x. Meno 2x. Quindi qua moltiplichiamo e dividiamo per meno 2x, quindi viene meno un mezzo. Meno un mezzo. Viene poi elevato a 2 meno x quadro. La parentesi quadra. Fa fase da meno 2 0. Meno l'integrale tra meno 1 e 0 di x che è la meno 1. Ragazzi, calcolando a parte questo integrale, l'integrale di x meno 1 e 0 di x che è alla meno 1. Anzi, a parte proprio meno, meno sì. Come si calcolano questi integrali? Per parti. E questo lo possiamo scrivere come la derivata di che cosa? Meno e meno è alla meno x, lo possiamo scrivere come la derivata di e alla meno x. Aspetta, uguale. Integrale. La meno 1 è 0, di grande aperta tonda, e alla meno x, questa tonda, per x, per x, che uguale, x, che uguale. Allora, e alla meno x, per x, no? Per x, calcolato tra meno 1 e 0, parentesi 4. Poi meno, posso scaricare la derivata, l'integrale tra meno 1 e 0 di e alla meno x. Posso scaricare la derivata su x. Questo è uguale. Questo è il punto 0 fa 0. Nel punto meno 1 viene viene no? Sì. Perché questo viene e, poi questo meno per meno più. Vabbè. Poi cosa resta? L'integrale tra meno 1 e 0 di meno e alla meno x. Chi è la primitiva di meno e alla meno x? E alla meno x. Hai trovato? La primitiva? Quindi viene più e alla meno x. Questo è il punto 0 fa 1, nel punto meno 1 fa 1 più 1, poi meno più c. Aspetta, guardate ragazzi, sì. Quindi è uguale a 1. Quindi il nostro integrale, se non è il nostro integrale, questo è uguale a un mezzo, a meno un mezzo. Mezzo. Nel punto 0 è al quadrato, aperta tonda. Meno. Nel punto meno 1 viene 2 meno 1. Più 1. Ah già, più. Che ci siamo d'accordo con tutto. E questo è il risultato, d'accordo? Guarda ragazzi. Venire.
la mia idea è che la settimana prossima facciamo integrali tripli, l'altra settimana superfici. Così inizia la prima parte del corso. E poi inizia la parte sull'analisi complessa. Dopo la prima parte del corso dobbiamo fare una prova di esempio. Appartenente a C di R quadro. Adesso tutto bene. C di R quadro. Aperta torre. Aperta torre. R quadro. Invertire l'ordine di integrazione. Integrale tra 0 e 1, aperta torre, l'integrale tra 2x e 3x, di h di x di y, dei y, dei x. Puoi invertire l'ordine di integrazione. Vediamo chi è il dominio, in questo caso, chi è D. Allora, dobbiamo scrivere a fianco chi è D. D è uguale. D, aperta parentesi di graffa, x più y, appartenenti ad R quadra, tali qui. X dove va? Tra 0 e 1. Quindi 0 minore uguale x minore uguale 1. E y le varie da 2x e 3x. Questo è effettivamente un dominio normale rispetto all'asse x. D'accordo? Dobbiamo vedere se anche un dominio normale, se vogliamo invertire l'ordine, e quindi si scrive usando le formule di riduzione, vedendo questo come un dominio normale rispetto all'asse x, usando le formule di riduzione, l'integrale doppio di h su d è questo, d'accordo? Questo è altro, ok? È uguale all'integrale doppio su d di h x y dx dx. E h è una funzione integrabile perché è continua, d'accordo? Adesso se vogliamo cambiare l'ordine di integrazione, vedete se d è un dominio normale rispetto all'asse y. Allora, disegniamo di... facciamo gli assi. Allora, una sarà la funzione... adesso facciamo, non mettiamo 1. Allora, cioè, la prima sarà la funzione... alfa è la funzione alfa di x uguale a 2x. D'accordo? Scriviamo, disegniamo il grafico della funzione y uguale a 2x. Questo è y uguale a x, per un po'. No, non più. D'accordo? Questo è un po' troppo, forse. Faccio una funzione di y uguale a 3x. D'accordo? Questo è il grafico della funzione di y uguale a 3x. Allora disegniamo il grafico della funzione di y uguale a 3x, che è la pendenza
è più alto, ma su questo è uguale. Ah, qui siamo lì. Allora, chi era il vostro insieme? Insomma, x varia x varia tra 0 e 1, d'accordo? Y dove va? Tra 2x e 3. Rispetto all'asse x, vediamo un po' se è un dominio normale rispetto all'asse y. Allora, y dove va? Quando x varia tra 0 e 3, tra 0 e 3, vi trovate? Dove varia adesso la x? La x varierà tra questa funzione. Questa è la vostra funzione, il grafico della vostra funzione gamma. Questa invece è il grafico della vostra funzione delta. D'accordo? Gamma chi è questa funzione? È l'inversa di questa. E chi è l'inversa di questa? Y terzi. Quindi x alla maggiore o uguale di y terzi. Chi è la funzione? Chi è la funzione delta? È la funzione che fino a questo punto fa così. E poi il grafico diventa questo. E questo è chi è? È il minimo tra la funzione x uguale a 1 e la funzione x uguale y mezzi. Si minima tra queste due funzioni. Però quello che ci conviene, in mezzo alla funzione di minimo, quello che ci conviene fare è dividere il nostro dominio in due, decomporre in due domini. Decomponiamolo in due domini. Dominio T1 e T2, ci conviene decomporre. D'accordo? Quindi l'integrale doppio su, siamo qua, l'integrale doppio su D di H x y dx dy è uguale. L'integrale doppio su diagonale di 1 che è. Vabbè, raccomando di tutto. L'integrale doppio di H x y dx dy più l'integrale doppio su T2 di A di X di Y di X. Abbiamo decomposto in questi due domini. Siccome l'unione di questi due domini sono abilità di e i loro interni sono disgiunti, l'integrale lo potete scrivere decomponendo in quel modo. Adesso T1 chi è? X varia tra, diciamoci che T1 è uguale coppia x e y appartenenti a R4. Y dove varia? Tra 0 e 2. E x dove varia? X varia tra l'inversa di questa funzione che sarebbe y terzi. E questo non è 1 e questo deve essere questa funzione che sarebbe y terzi. Li trovate? Questo è il grafico della funzione x uguale y terzi, questo è il grafico della funzione x uguale y terzi. E y varia tra 0 e 2.
Qua invece T2. Appartenente metro 4. Più bisogna levare tra 2 e 3. Dove va adesso la x? La funzione alfa è sempre la stessa, y terzi. E la, la sua funzione gamma. La funzione delta è chi è invece? 1. D'accordo? Sì. Allora a questo punto possiamo usare formule di riduzione rispetto all'asse di y, e quello diviene integrale da 0 e 2. Aperto qua. Integrale tra y terzi e y mezzi di a di x y dx di y più l'integrale tra 2 e 3 tra y terzi ed 1 di a di x y dx. Vi trovate? Sì. Così avete invertito l'ordine di integrazione in questo integrale. Basta che questo sono posto. Provate ragazzi. Posso cancellare? Avete copiato? Possiamo cancellare ragazzi, copiato? Cancellato. No, scusa, cancellato. C di R4, invertire l'ordine di integrazione seguente integrale, l'integrale tra 0 e 1, l'integrale tra 0 e x, di f di x y, di y. Scriviamo che D è uguale all'insieme delle coppie XY appartenenti a R4 tale che X è compreso tra 0 e 1 e Y è compreso tra 0 e X. E questo, chiusa parentesi, è un dominio normale rispetto all'asse X. Disegniamo questo dominio. Facciamo la retta di Y uguale a X. X varia tra 0 e 1. E y sarà sempre uguale a x, quindi disegniamo il quindi questo
Queste possono andare. Provate. X vale tra 0 e 1. Questa lettera di Y vale X. D'accordo? Sì. Voglio vedere adesso questo dubbio, questo nome normale rispetto all'asse X. Quindi questo con l'integrale alfa per integrare l'integrale è uguale. Scusa, chiamiamo l'alfa. Adesso la corrente, vediamo che stai chiamando alfa, è uguale. A l'integrale doppio su D di A di X y. Dx di y. Esatto, questo dominio D è un dominio normale rispetto all'asse y? Sì. Y dove varia? Tra 0 e 1. E la x dove varia adesso? Tra 0. No, non più da 0. Non sta qua, sta qua, quindi siamo qua. X dove vale? Deve essere maggiore o uguale di y. X deve essere maggiore o uguale di y e minore o uguale di 1. D lo potete anche scrivere, sì, è vero. D uguale l'insieme di x e y appartenente a R quadro. Fare y è compreso tra no è maggiore uguale di y è maggiore uguale di y, no? Sì, perché è il di y maggiore uguale di y è maggiore uguale ragazzi, vedete le due funzioni. Questa è la vostra funzione gamma, questa è la vostra funzione delta. Quindi questa è x come funzione della y, x uguale a y, sì. Questa è x uguale a 1. Quindi questo dovrebbe normale rispetto all'asse y, no? E quindi come si scrive, come si compone questo integrale? Si riduce integrale tra 0 e 1, aperta tutto, integrale tra y e 1 di a di x di y dx di y. Questa è la forma, questo è il titolo dell'integrazione, d'accordo? Ok, grazie. Integrale doppio su A, di
y fratto x aperto da sotto 1 più y quadro al quadrato. Questa è la funzione di y uguale radice logaritmo di x, questa è la funzione di y uguale logaritmo di x e questa è d'accordo? Allora, quindi y dove va? Tra con la radice e la radice del logaritmo, dove va la x? Questo è 1 e questo dovete dove si interseca? Logaritmo di x uguale radice del logaritmo di x. D'accordo? Risolvo questa equazione. Poi sicuramente a scrivere. Tutte frecce. Dopo. Vediamo al quadrato. Altrimenti logaritmo al quadrato di x è uguale logaritmo di x, e inoltre per imporre che il logaritmo di x sia maggiore o uguale a 0. Questo è come è scritto. La seconda ci dà x maggiore o uguale di 1. Vediamo cosa viene, logaritmo di x per logaritmo di x meno 1, no, logaritmo di x meno 1, sì, tra parentesi, no, logaritmo di x meno 1, tra parentesi, lo bello, sì, uguale a 0. Quindi logaritmo di x uguale a 0, cioè logaritmo di x uguale a 0 viene x uguale a 1, logaritmo di x uguale a 1 viene x uguale a 3, quindi questo è equivalente a scrivere, sono tutti equivalenti a scrivere, sono tutti equivalenti, x uguale a 1, oppure, virgola, x uguale a 3. D'accordo? Quindi il tuo dominio di chi sarà? D è uguale insieme di x y appartenente a R quadro, tale che x è compreso tra 1 ed E, virgola, y è compreso tra il logaritmo di x e radice logaritmo di x. D'accordo? Sì. Quindi questo integrale come si riduce? E grande forma di riduzione rispetto all'asse x, integrale tra 1 ed e, aperta punta, integrale
tra il logaritmo di x e la radice del logaritmo di x di y tra x 1 più y quadrato al quadrato di y di x. Ragazzi, vedete, qui abbiamo fissato x, stiamo integrando rispetto a y, quindi x sarà costante, posso portarla fuori per l'integrale. Quindi uguale l'integrale da 1 ed è aperta con 1 su x, l'integrale tra il logaritmo di x e la radice del logaritmo di x di y per, che diciamo con moltiplicazione di tutti i tipi, 1 più y quadro, ma 1 più, stiamo aspettando la 2, 1 più y quadro alla 2 in dy più satone in dx, d'accordo? Allora, che è la derivata di 1 più y quadro? Due di sono intaci, uno da qui e un 2. E un 2. Quindi chi è la primitiva di questo? Che questo meno 2 più 1 fa meno 1. Quindi 1 fratto meno 1 fratto 1 più y quadro, la primitiva. Quindi è l'integrale tra 1 ed è 1 su 2x. Il meno portiamolo fuori. 1 fratto y quadro, 1 fratto 1 più y quadro calcolato tra logaritmo di x e radice del logaritmo di x in x è uguale a meno l'integrale 1 su e l'integrale tra 1 ed e 1 fratto 2x. Andiamo a sostituire, quando mettiamo la radice viene 1 più 1 fratto 1 più il logaritmo meno 1 fratto 1 più il logaritmo al quadrato. Allora, stiamo facendo questi integrali per sostituzione. Qual è la sostituzione che si fa? Logaritmo di x uguale a t. Perché funziona questa, ragazzi? Questa sostituzione. Questa è una funzione razionale. Una funzione razionale del logaritmo. Però la vostra problema ci sta in termini 1 su x. Per questo, quando avete integrali di una funzione razionale del logaritmo moltiplicato 1 su x, allora potete fare la sostituzione di logaritmo di x uguale a t. La terza non funziona perché quando andiamo a fare questo vediamo per t. Questo viene, allora facciamo la sostituzione del logaritmo di x uguale a t. Quindi x uguale a t. X uguale a t. Da sostituire e integrare. Allora, quando x è uguale a 1, il logaritmo di 1 è 0. Quando x è uguale a e, il logaritmo di e è 1. 1 fratto 2 e alla t. Aperta tu. 1 fratto 1 più e alla più t meno 1 fratto 1 più uguale più satone e alla t in dt. Ragazzi, tutto funziona adesso perché? Perché non c'è la t qui, cioè 1 su x. Se non avete queste le cose che sono più complicate, sì, credo. D'accordo? Tutto funziona, questo è che il termine è alla t, semplifica questo. Quindi il termine 1 su x, questa è la sostituzione.
prosecuzione funziona questa adesso. Che è uguale. Allora, viene un mezzo. La primitiva di 1 fratto 1 più t chi è? Il logaritmo di t. Il logaritmo di 1 più t, scusate. Meno. Scusa, aspetta, c'è un segno meno di 5. Meno da. C'è un segno meno che abbiamo perso, di questo a meno. Poi questo meno diventa più, allora più. Chi è la primitiva di un mezzo, sì? Chi è la primitiva di 1 fratto 1 più t quadro? L'ortotangente di t. Tutto calcolato. Tra 0 e 1. Allora, meno un mezzo. Meno un mezzo. Allora, nel punto 1 nel logaritmo di 2. Poi, più un mezzo. Qual è la cotangente di 1? Pi greco. Meno, vabbè, il logaritmo di 1 fa 0, la tangente di 0 fa 0, questo è il risultato. D'accordo? Vabbè, grazie. Scusa, puoi dire? Tu sei venuto? Scusa. Sei venuto? Tu sei venuto? No. Integrale doppio. Integrale simile. Su t. Il valore assoluto di x meno y. Il valore assoluto di x di y. Dove t è l'insieme, t è uguale. Le coppie x e y appartenenti ad R quadro tali che 1 è minore o uguale di x quadro più y quadro è minore o uguale di 4 virgola e y maggiore o uguale. Allora disegniamo questo dominio. Questo è chi è, ragazzi? La corona circolare, i raggi 1 e 2. Però dovete prendere y maggiore o uguale di 0, quindi dovete prendere punti, i punti della corona circolare, questa è la corona circolare che si trova nel primo e secondo quadrato. Ha disegnato tutto, io sono la parte che considera.
Regolare, ricordate? Ho fatto vedere, se lo si compone opportunamente, questo è un dominio regolare. Ragazzi, deve essere, vediamo un po', il modulo x meno y, la prima cosa da fare è fare eliminare il modulo. Ma che cosa vuole il modulo di x meno y? Il modulo di x meno y è uguale. Parentesi grafica. Se x meno y è x meno y è maggiore o uguale a 0, quindi se x è maggiore o uguale a y, no? Ma che cosa uguale alla scuola di x meno y? A x meno y. Se invece x minore di y, questo sarà uguale a me a y meno y. D'accordo? Allora, dov'è che iniziamo a disegnare la lettera y uguale a x? Allora, quali sono i punti risultati di questa corona circolare? Le coppie x y, questa corona circolare, tali che y è minore o uguale di x. No, riguarda qua. Quali sono i punti di questa corona circolare? Tali che y, le coppie x e y, tali che y è minore o uguale di x. Quali sono i punti in cui y è uguale a x? D'accordo? Quali sono i punti della corona circolare dove y è uguale a x? Dove y è minore di x è questa qui. Chiamiamola. D'accordo? Invece i punti dove y è maggiore o uguale a x è di 2. D'accordo? Allora, scriviamo y t1 e t2. Si può integrare con. No, c'è t1 e t2, t1 è uguale. Se coppie x y appartenenti all'R quadro. Tale che x quadro meno, non x quadro più, ragazzi, scusa, è più y, sono usato, non meno, quello è più, x quadro più, x quadro, y quadro è maggiore o uguale di 1 e minore o uguale di 4. Eccola. E poi deve essere, qui, y più piccolo, y maggiore o uguale di 0, 0 e minore o uguale di x t2 xy x minore o uguale no, x minore uguale di y, virgola, y maggiore o uguale di y. Y deve essere maggiore sia di x che di 0. Quindi y maggiore o uguale di 0 deve stare in questo set di piatti, maggiore o uguale di x, deve stare al di sopra di questa legge. Quindi sono i punti che abbiamo disegnato più punti. Quindi abbiamo questa mezza ciambella, abbiamo fatto un taglio di questa ciambella, abbiamo fatto due porzioni. Allora, l'integrale è stata fatta due. L'integrale doppio su t è uguale. Non riesci a cacciare il punto, è il
e su T1 x meno y è positivo, d'accordo? Quindi trasmetti su x meno y. Su T2 x meno y negativo, quindi viene y meno x. D'accordo? Guardate ragazzi. Adesso facciamo una trasformazione che ci permette, una sostituzione, che ci permette di scrivere questo integrale in modo più semplice. Dobbiamo scriverci x e y in coordinate polari. Quindi x sarà del tipo ρ θ, y uguale ρ sin θ. Dobbiamo vedere dove varia ρ e dove varia θ. Chiaro? Sì. X uguale. Y uguale. Dobbiamo fare questa sostituzione. Cosa c'è questa sostituzione? Cambierà anche il dominio di dati di integrazione, dobbiamo vedere dove varia ρ e θ. Vediamo un po'. Andiamo su T1. T1, ρ dove varia? ρ è la distanza del punto dall'origine. Dove varia ρ quando x e y sono varie T1? Tra 1 e 2. Sì. D'accordo? Perché la colonna ci pare di durare tra 1 e 2. Quindi ρ varia tra 1 e 2. Θ dove varia? Tra 0. Tra 0. E pi greco quarti. E pi greco quarti. D'accordo? Allora, qualsiasi indichiamo, come? Vogliamo chiamare il dominio di T1. Lo chiamo D1. Uguale no, rotetta ah, no, appartenenti R4 tale chi? Ro varia tra 1 e 2 teta cosa? Disegniamo questo dominio. Ro, no, questo c'è l'asse ro e l'asse teta. Qui sarà l'asse ro. E questo l'asse teta. Allora vale tra 1 e 2 teta vale tra 0 in pi greco 4 3 14 di 4 0 beh, tra poco non ci importa questo pi greco 4 quindi avete questo questo è il vostro insieme di 1, d'accordo? Chi è il vostro? Disegniamo a fianco se andiamo insieme. Disegna qua sull'asse x y insieme T1. Trasformazione G che va da D1 in T1. Chi è G? Tale di a rote a D1 associa ro cosente ro sentenza appartenente a T1. Questa è la nostra trasformazione che vi trasforma in vi trasforma in rettangolo in un pezzo di ciambella
La porzione di ciambelle. D'accordo? Questa è di classe, questa applicazione è obiettiva, iniettiva e suggettiva. È di classe C1 perché e anche no, anche dirò che cosa intendo sono funzioni di classe C1. Questa funzione di classe C1 come funzione di Rho e Tè, questa funzione di classe C1 come funzione di Rho e Tè, è di classe C1. Quindi G siamo G è una obiezione. Ragazzi, scusate un momento, che andrò a dare un consiglio. Allora ragazzi, riprendiamo. C'è una obiezione di classe C1. Qualcuno pensa alla registrazione che nel frattempo è cresciuta la barba. Allora, adesso vediamo, dobbiamo calcolare la matrice jacobiana. Ricordate? A quale determinante vedete se è diverso da zero. Allora, chi è la matrice jacobiana? Queste sono le due componenti della sommazione. Rho, cosen teta e rho sen teta. La di queste rispetto a rho, la di queste rispetto a teta. La di queste rispetto a rho, la di queste rispetto a teta. Prima riga, seconda riga. Allora, scriviamo. J. Di G uguale, aspetta tonda, no, aspetta tonda. Allora, la derivata di rho cosen teta rispetto a rho è? No, rispetto a rho. Così lo mettete. La derivata di rho cosen teta rispetto a teta, chi è? Meno rho sen teta. La seconda riga mettete. Allora, la derivata di rho sen teta rispetto a rho è sen teta. La derivata di rho sen teta rispetto a teta è rho cosen teta. Questa è G. E G. La matrice jacobiana di G nel punto rho teta. Lo trovate? Ok, calcoliamoci il determinante. Determinante di J rho teta è uguale. Che vuole rho. Allora, ma rho come, ragazzi? Rho è maggiore di 1, vedete? Quindi questo è sempre diverso da 0. Che è diverso. D'accordo? Allora, possiamo fare la sostituzione x uguale rho cosen teta, x uguale rho, y uguale rho sen teta, per la trasformazione, la sostituzione ammissibile. In virtù del teorema che abbiamo dato poc'anzi. Quindi con l'integrale su T1 cosa diventa? Diventa integrale su no, su l'integrale su T1. Facciamo l'integrale su T1. Questo primo integrale, faccio uguale qua. Allora, facciamo l'integrale su T1, L'integrale su T1 di x meno y. Dx di y è uguale all'integrale doppio su d1. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolarci la nostra funzione a x, dobbiamo sostituire rho cosen teta, y dobbiamo sostituire rho sen teta. Dobbiamo calcolarci la nostra funzione
su x di ρ theta e y di ρ theta. Quindi ρ cosine theta meno ρ sin theta. Tra parentesi. Per cosa bisogna moltiplicare, se no non uscire questo? Per cosa va moltiplicato il tutto? Per il modulo determinante della matrice jacobiana. Quindi dobbiamo metterci il modulo di ρ, ma ρ è positivo, quindi dobbiamo metterci ρ in del ρ di theta. Provate? Adesso questo qua è un dominio normale, vuol dire sia un dominio normale, è un rettangolo, sia un dominio normale rispetto all'asse x, all'asse ρ che rispetto all'asse theta. Possiamo applicare le formule di riduzione. Vediamo come dominio normale rispetto all'asse ρ, quindi questo viene. È uguale, integrale. ρ varia tra 1 e 2, aperta tonda. Theta varia tra 0 e 3 quarti. Qua ci sta ρ, mettiamo ρ, viene ρ quadro, aperta ρ, cosine theta, meno sin theta. Theta, theta. D'accordo? Facciamo questa parte qui, non ci serve. Lascio il disegno. Integrando in deteta, quindi ρ quadro devo portarlo fuori dell'integrale. Ρ quadro. Allora, la periferia del coseno chi è? Cosa vuoi dire adesso? Lo calcoliamo, parentesi qua. La periferia del coseno chi è? Sì. La primitiva del seno è? Meno cosa vuoi più? Così. Calcola. Tra 0 e più ρ. Ma qua c'è, questo è un altro numero, questo è un numero dell'integrale. Quando viene questo? Il punto più radicale quarti, il seno più radicale quarti è radical 2 mezzi. Il seno più radicale 2 mezzi, quindi viene radical 2. Uguale. No, radical 2. No, uguale, radical 2. Poi al punto 0, il seno fa 0, il coseno fa 1, meno 1. Tra parentesi. Per l'integrale tra 1 e 2, di ρ quadro, quindi ρ. Radical 2 meno 1 ρ cubo terzi tra 1 e 2 che è uguale. Abbiamo calcolato il primo integrale. Questo è l'integrale sul fi1, qual è? D'accordo? Sono cancellati, le copiate? Posso cancellare? Cancelliamo, ricordiamo soltanto che siamo là sopra. Questo è uguale
radical 2 meno 1 per potenza più adesso dai la faccia in là sul T2 allora spacciamo questo la va a fare integrare adesso su T2 scegliamo chi è T2 okay. Insieme ai costi x y appartenenti a R4 tali che l'avevo già detto prima, vabbè, riscriviamo x quadra più y quadra è maggiore o uguale no, tocca andare a sinistra maggiore o uguale di 1 minore o uguale di 1 poi u virgola y maggiore o uguale di x virgola y maggiore o uguale di 0 questo è il tipo ora fa la trasformazione come prima x uguale rho cosen teta y uguale rho sen teta adesso T2 come viene trasformato? Rho va la variazione di rho sarà sempre tra 1 e 2 non era 4? Vabbè, abbiamo tutto il 2 abbiamo fatto tutto con 2 abbiamo fatto tutto con 2 prima sì l'arco integrale di su T1 no era 4 perché abbiamo già messo 2 abbiamo messo raggio 2 4 per 4 poi era 4 perché il raggio abbiamo messo 2 4 d'accordo? Allora rho varia sempre tra 1 e 2 quindi rho vale sempre 1 e 2 dove vale 3 adesso? Rete vale tra pi greco quarti e pi greco d'accordo? Quindi D2 è uguale di rho delta appartenente scusate, il testo com'era? 4 o 2? 4 tale che rho è compreso tra 1 e 2 delta è compreso tra pi greco quarti e pi greco quindi come sarà il divino? Per questo caso D2 questo è il vostro rho vale tra 1 e 2 teta vale tra pi greco quarti e pi greco questo è il vostro D2
che a ρ θ appartenente a D2 associa ρ cosθ a ρ sinθ appartenente a T2. Sempre la stessa. Questa è l'obiezione di classe C1, è l'obiezione di classe C, l'obiettivo di classe C1. Il determinante della decima compiuta è sempre la stessa, perché la legge è la stessa, e sempre viene ρ, che sempre è maggiore di 0, quindi potete applicare la sostituzione, la formula di sostituzione. Quindi abbiamo l'integrale doppio su T2 di y meno x dx dy è uguale all'integrale doppio su D2 di ρ sin θ meno ρ cosin θ per ρ, dobbiamo sempre moltiplicare per il modulo del determinante della matrice jacobiana per ρ di lui diviene normale rispetto all'asse ρ, rispetto all'asse R, facciamo che rispetto all'asse ρ l'integrale tra 1 e 2, l'integrale tra π greco quarto e π greco di ρ sin θ no, di θ di R. D'accordo? Provate? Questo è uguale all'integrale tra 1 e 2. Però ragazzi, ρ, quando avete ρ uguale potete portarlo fuori. E l'integrale, allora, la primitiva del seno è meno coseno. Prendi qua. Meno coseno di teta. La linea del coseno è meno seno. E seno, insomma, meno meno seno. Pi greco quarto in caso qua più più o meno quindi questo pare d'accordo facciamoci questo il coseno di pi greco è meno 1 il seno è 0 quindi meno 1 faccio questo meno più meno poi meno 1 poi nel primo quarto viene radical 2 quindi meno radical 2 cosa resta? L'integrale tra 1 e 2 dietro 4 è uguale 1 più radical 2 quindi viene 1 più radical 2 così no, un po' dobbiamo mettere in campo questo esercizio ragazzi continuiamo la schiena prossima 10 minuti abbiamo tempo ok grazie.